Buon pomeriggio, inauguriamo con questo nuovo evento il ciclo di lezioni di scienze organizzato da Mondadori Education. Io sono Paola Priore, coordino l'area di Scienze Naturali Integrate della redazione scientifica SS2 di Mondadori. Nell'ambito delle nostre attività di formazione, a partire dall'anno scorso, abbiamo organizzato una serie di lezioni magistralis in live streaming dedicate a voi, docenti della scuola secondaria di secondo grado. Per questo nuovo anno scolastico partiamo con un evento che verte su un tema che tiene banco sin da agosto, direi, con il primo rilascio di R6 da parte dell'IPCC, cioè parliamo di cambiamento climatico e COP26. Stasera interverranno in una sorta di tavola rotonda virtuale tre professionisti della dinamica dell'atmosfera e del clima. Due di loro sono volti già noti a voi docenti, sono Andrea Giuliacci e Paola Mercogliano, che abbiamo avuto il piacere di ospitare già in altri eventi negli anni passati, e una new entry, la dottoressa Marta Elena. Buon pomeriggio Andrea, Marta e Paola e benvenuti. Buon pomeriggio, grazie Buon Paola. pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Senza rubare altro tempo, visto anche il disguido, passo la parola direttamente ad Andrea per il suo intervento di contesto e quindi poi a Marta e Paola, per parlare di COP26 e dei loro dati. A te Andrea, buon proseguimento. Grazie, grazie Paolo. Allora, buonasera a tutti. Come avrete capito, io questa sera vi parlo di cambiamento climatico e vorrei sgombrare subito il campo da ogni dubbio. Che il clima sia cambiato è una certezza, non è una sensazione. Perché vi dico che è una certezza? Perché ce lo dicono con certezza gli strumenti meteo. I termometri non hanno sensazioni, non mentono, si limitano a raccogliere dati giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, e dall'analisi di questi dati emerge chiaro un fatto, ovvero che a partire dal 1880 le temperature medie planetarie, le temperature nel nostro pianeta, sono rapidamente salite. Perché vi dico dal 1880? Perché è l'anno a partire dal quale abbiamo un numero di stazioni meteo distribuite su tutto il pianeta sufficiente a darci una stima della temperatura media del pianeta. Quindi dal 1880 in poi le temperature medie del nostro pianeta sono rapidamente salite ed è quel fenomeno che chiamiamo appunto global warming, letteralmente riscaldamento planetario. Di quanto sono salite? Ebbene, rispetto alla media del periodo 1850-1900, oggi abbiamo circa 1,1 gradi in più. Ora, lo so, qualcuno di voi potrebbe dire, vabbè, ma cosa sarà mai 1,1 gradi in più, Giuliacci? Dai, se ci dici che domani ci sarà un grado in più rispetto ad oggi, le cose non cambiano di molto. Mi vesto esattamente come mi sono vestito oggi, perché un grado in più è poca cosa. Allora, questo è vero se parliamo di differenza tra la temperatura di un giorno e il giorno precedente. Quindi la differenza tra un giorno e l'altro di un grado di temperatura è poca cosa. È tantissimo invece se parliamo di differenza come temperatura media annuale. E ve lo dimostro con un piccolo esempio matematico molto semplice, non vi spaventate. Supponete di avere un'annata in cui tutti i giorni dell'anno registrate la temperatura normale per quel giorno. Quindi tutti i giorni di gennaio la temperatura minima, la più bassa della notte, normale per gennaio, e la massima, la più alta del giorno, normale per gennaio. Supponiamo appunto una minima di un grado sotto zero e una massima di 6 gradi. A febbraio stessa cosa, tutti i giorni dell'anno la temperatura normale e tutti i giorni di febbraio la temperatura normale per quel mese. A marzo tutti i giorni la temperatura normale per il mese di marzo e così via, tutti i mesi. Ad agosto, tutti i giorni, una temperatura minima di 20 gradi e una massima di 30. L'anno successivo, la stessa cosa, ma con un'importante differenza. Ad agosto, tutti i giorni, una temperatura minima sempre di 20 gradi, ma una massima invece di 35 gradi. Quindi rispetto all'anno precedente, un agosto decisamente più caldo, mentre un agosto con tutti i giorni una temperatura di 30 gradi lo possiamo definire un agosto tutto sommato sopportabile, insomma, oramai temperature di 30 gradi in agosto le sopportiamo benissimo. Beh, un agosto con tutti i giorni 35 gradi come temperatura massima è un agosto decisamente pesante per quello che riguarda il caldo. Ebbene, sapete qual è la differenza come temperatura media annuale tra un anno e quello successivo? Appena 2 decimi di grado, cioè quell'anno con l'agosto bollente risulta come temperatura media annuale di appena 2 decimi di grado più caldo. Quindi pensate cosa possono fare 1,1 gradi in più. Ripeto, come differenza di temperatura media annuale è tantissimo. Ora, questo aumento delle temperature medie del nostro pianeta però non è stato né costante né uniforme.
Cosa significa che non è stato costante? Beh, che ci sono stati dei periodi in cui le temperature sono aumentate, ma lentamente, dei periodi in cui sono aumentate molto rapidamente e dei periodi in cui addirittura, periodi brevi, non sono aumentate e in alcuni casi, per brevissimi periodi, in alcune zone sono diminuite. Quello che però ci interessa tanto è il fatto che le temperature, soprattutto nell'ultimo periodo, siano aumentate in maniera molto rapida. Il fatto che poi l'aumento delle temperature medie del nostro pianeta non sia stato uniforme significa che ci sono regioni del pianeta che si sono scaldate di più e regioni che si sono scaldate di meno. Vi dicevo che viviamo sicuramente un periodo particolarmente caldo, le temperature sono aumentate in maniera rapida, soprattutto nell'ultimo periodo. Del resto, dal 1880 in poi, le annate più calde sono tutte concentrate nell'ultimo periodo. Pensate, gli ultimi 7 anni sono i 7 anni più caldi dell'era moderna. L'anno più caldo, da quando appunto abbiamo questi dati strumentali, quelli raccolti dai termometri, quindi dal 1880, è il 2016, al secondo posto il 2020, al terzo posto il 2019, al quarto il 2015, al quinto il 2017 e al sesto, settimo posto abbiamo il 2018 e il 2014. Quindi, come vi dicevo, gli ultimi 7 anni sono in assoluto, a livello planetario, i più caldi dell'era moderna. Stiamo davvero vivendo il periodo più caldo dell'era moderna. Per di più, il mese più caldo di sempre, in questa, dove di sempre intendo sempre dal 1880 in poi, è il luglio 2021. Anche lì al secondo posto abbiamo il luglio 2019. Insomma, tutti indizi, tutte prove che ci confermano che le temperature medie del nostro pianeta stanno rapidamente salendo. Ora, cosa succede quando salgono le temperature? Perché le conseguenze sono tante sul clima. Beh, innanzitutto, quando salgono le temperature, è chiaro che i ghiacciai tendono a fondere. Lo sappiamo bene per quello che riguarda, ad esempio, la calotta polare artica. Anche qui, come facciamo a sapere che veramente la calotta polare artica è in sofferenza e che veramente si stia rimpicciolendo anno dopo anno? Chiaramente, non possiamo piazzare degli strumenti che misurano la superficie della calotta polare artica. Abbiamo bisogno di monitorarla dall'alto. Quanto dall'alto? Beh, non basta solo sorvolarla con un aereo, abbiamo bisogno di porci ancora più in alto, ovvero con i satelliti. Da quando i satelliti fotografano con regolarità la calotta polare artica? Bene, dal 1979. Grazie a questi satelliti noi sappiamo che dal 1979 la calotta polare artica ha perso mediamente circa 38.800 km² di superficie ogni anno. Quanto sono 38.000 km²? Sono più o meno 2 volte il Veneto. Quindi pensate, la calotta polare artica sta perdendo una fetta di ghiaccio pari a 2 volte il Veneto ogni anno mediamente. E questo proprio a causa dell'aumento delle temperature medie. Perché? Perché la fusione è più rapida e la stagione in cui invece il ghiaccio torna a formarsi diventa via via più breve. Ma il cambiamento climatico, questo aumento delle temperature medie planetarie si esprime in tanti modi, ha tante conseguenze, perché dove va a finire tutta questa acqua di fusione dei ghiacciai, l'acqua del ghiaccio che fonde? Chiaramente va a riempire gli oceani e quindi con più acqua a riempire gli oceani e col fatto stesso che gli oceani sono diventati più caldi, ecco che il livello dei mari del nostro pianeta è anch'esso salito. Perché è importante che anche l'oceano, i mari siano più caldi? Perché l'acqua, come tutti i fluidi, quando la riscaldate, occupa un volume maggiore. E quindi ecco che il livello dei mari del pianeta sta salendo da una parte perché c'è più acqua a riempire gli oceani e dall'altra perché l'acqua stessa è diventata più calda. Di quanto si è innalzato il livello dei mari? Beh, di circa 19 centimetri nel corso del XX secolo, o più esattamente tra il 1901 e il 2010, ma attenzione, nell'ultimo periodo questo aumento del livello dei mari ha subito un'accelerazione, ovvero il livello dei mari sta salendo più rapidamente rispetto alla media del XX secolo. Ma attenzione, perché poi c'è un altro fatto importantissimo. Dire che aumentano le temperature inevitabilmente significa che nell'atmosfera c'è una maggior quantità di calore. Ebbene, il calore è il carburante, il calore presente nell'atmosfera è il carburante che alimenta tutti i fenomeni atmosferici. I fenomeni atmosferici, per svilupparsi, per maturare, hanno bisogno di energia. Dove trovano questa energia? La trovano nel calore presente nell'atmosfera. Quindi se io nell'atmosfera metto più calore, inevitabilmente sto dando più carburante ai fenomeni atmosferici. Ecco che i fenomeni atmosferici tendono a diventare
più intensi. E in effetti i dati ci dicono i temporali stanno diventando mediamente più intensi. I temporali più intensi sono temporali che portano con maggior frequenza veri e propri nubifragi, cioè piogge particolarmente forti. Sono temporali che portano con maggior frequenza la grandine piuttosto che le trombe d'aria, ma le stesse perturbazioni rispetto al passato stanno diventando più intense. E non solo, perché pure quelle strutture meteorologiche, le alte pressioni che portano il bel tempo rispetto al passato stanno diventando più insistenti, più robuste. Questo significa che quando arrivano con maggior frequenza rispetto al passato portano lunghi periodi di siccità. Ecco allora che si dice il clima si sta estremizzando. Con maggior facilità rispetto al passato passa da un estremo all'altro. O non piove per niente per settimane, oppure quando la pioggia arriva, arriva tutta concentrata sotto forma di piogge violente. Ma come mai il clima è cambiato? Allora, senza dubbio c'è un contributo di fattori naturali e fattori dovuti all'uomo. Quali sono i fattori naturali? Beh, ad esempio il sole. Noi siamo portati a pensare che il sole emetta sempre le stesse quantità di energia, anno dopo anno, decennio dopo decennio. Ebbene, non è così. In realtà il sole passa da fasi in cui emette un po' più di energia a fasi in cui ne emette un po' di meno. Chiaramente nei periodi in cui emette più energia tende a scaldare maggiormente la Terra. E poi i vulcani. Perché i vulcani? Perché le grandi eruzioni vulcaniche, quelle che riescono a sparare nell'alta atmosfera, nella stratosfera, grosse quantità di materiale vulcanico, tendono a creare un velo che avvolge tutto il nostro pianeta e che ci scherma da parte della radiazione solare. Insomma, questo velo fa arrivare meno radiazione solare. Quindi, quando ci sono tante eruzioni vulcaniche esplosive, ecco che sulla Terra arriva meno radiazione e quindi il nostro pianeta si riscalda di meno. Ora, il XX secolo è stato un secolo in cui il Sole è stato più attivo rispetto ai secoli precedenti e in cui abbiamo avuto meno eruzioni vulcaniche esplosive, quindi sicuramente c'è stato un contributo da parte dei fattori naturali. Ma noi sappiamo che il contributo più grande è un altro. E perché lo sappiamo? Perché se cerchiamo di spiegare il cambiamento climatico dal 1880 in poi solo con i fattori naturali, ebbene, più o meno, e dico più o meno, ci riusciamo fino al 1950, ma dal 1950 in poi le cose, i conti non tornano. E ci deve essere necessariamente qualcos'altro che spiega il cambiamento climatico. Vedete in questa immagine, fino al 1950 i fattori naturali, ovvero la linea azzurra, rimane tutto sommato vicina alla linea nera, che è quella che descrive l'aumento reale delle temperature, ma dal 1950 in poi i conti appunto non tornano. Perché? Perché c'è un altro fattore predominante che governa questo cambiamento climatico e sono le emissioni di gas serra, ovvero quei gas che vengono prodotti dalle attività umane, in particolare attraverso la combustione, attraverso l'utilizzo di combustibili fossili, e che tendono a trattenere il calore all'interno dell'atmosfera, quel calore che altrimenti la Terra disperderebbe verso lo spazio. Ecco allora che a causa di queste emissioni le temperature medie stanno rapidamente salendo. Ma quando è che abbiamo scoperto questo fenomeno, ovvero il global warming, il riscaldamento del pianeta? Ebbene, il mondo scientifico ha incominciato ad interessarsi veramente a questo fenomeno nell'immediato dopoguerra. Per quale motivo? Perché gli scienziati si sono resi conto che nella prima metà del secolo le temperature erano salite rapidamente e quindi negli anni 50 e 60 alcuni scienziati, tra cui Callender, hanno cominciato a ipotizzare che alla base, come causa di questo riscaldamento del pianeta, vi fossero le emissioni di gas serra, in particolare l'aumento delle concentrazioni di anidride carbonica, che è un importante gas serra. Si comincia così a parlare di effetto Callender, e questo è il termine che veniva utilizzato appunto nell'immediato dopoguerra per descrivere l'aumento delle temperature medie planetarie causato dalle emissioni di gas serra. C'è però un problema. Quale problema? Che proprio nel momento in cui si incomincia a studiare questo fenomeno, ecco che le temperature medie planetarie incominciano a rallentare la loro corsa verso valori sempre più alti. E addirittura c'è un breve periodo tra gli anni 60 e gli anni 70 in cui in alcune zone come l'Europa e il Nord America le temperature tendono a scendere. Allora voi provate ad immaginarvi in una fase in cui la grossa preoccupazione è la guerra fredda, e il problema energetico, la crisi energetica, ecco che interviene questo calo delle temperature. Ebbene, parte del mondo scientifico, anche perché chiaramente la serie di dati da studiare era più corta, e soprattutto l'opinione pubblica, si convincono che
in quel momento il grosso problema non è l'aumento delle temperature, ma al contrario, la diminuzione delle temperature. Tant'è vero che nel 1974 il Time, questa importante rivista, pubblica un articolo in cui il titolo è «Ma stiamo andando incontro ad una nuova glaciazione?» Proprio perché il sentimento in quel momento era proprio questo, ovvero parte, una grossa parte del mondo scientifico e anche l'opinione pubblica erano convinti che il pericolo fosse quello di un'imminente glaciazione. Poi, a rimettere le cose a posto, per così dire, arrivano gli anni Ottanta, ovvero la nuova brusca accelerazione delle temperature verso valori più alti, e il punto di svolta arriva nel giugno del 1988, quando il climatologo James Hansen della NASA, in un'audizione pubblica al Senato, parla apertamente di global warming, ovvero di riscaldamento planetario causato dai gas serra, dall'aumento dei gas serra. Questo è il 23 gennaio del 1988. Il giorno successivo questa notizia è sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani americani, anche sul New York Times. Ecco che il global warming diventa un tema di dominio pubblico, diventa il nuovo problema, grave problema del clima e grave problema dell'ambiente. Questo fatto, questa audizione e la grande risonanza pubblica avuta da questa audizione fanno sì che già alla fine del 1988 la WMO, l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente istituiscano l'IPCC, che poi viene ufficialmente ratificato, viene istituito ufficialmente dall'ONU il 6 dicembre 1988. Che cos'è l'IPCC? È un osservatorio permanente il cui scopo è proprio quello di studiare il cambiamento climatico in atto, le sue conseguenze sull'ambiente, sull'economia, sulla società e anche le possibili politiche da attuare per la mitigazione. Per mitigazione si intende tutto ciò che deve essere fatto per evitare che il clima cambi ulteriormente, e le politiche di adattamento, cioè tutto ciò che è necessario fare per adattarsi a un clima che, ahimè, non è più quello del passato. L'IPCC è organizzato in tre gruppi di lavoro. Un primo gruppo che si occupa delle basi scientifiche, quindi di studiare come è cambiato il clima, perché è cambiato il clima, i possibili scenari climatici futuri. Un gruppo che si occupa dell'impatto sui sistemi naturali e socio-economici e su quali sono le criticità per questi sistemi, le vulnerabilità, e poi anche le possibili opzioni, le possibili politiche di adattamento, quindi come adattarsi a questo cambiamento climatico. E poi un terzo gruppo che si occupa delle opzioni di mitigazione, ovvero come fare per mitigare, per evitare che il clima cambi ulteriormente. L'IPCC pubblica periodicamente dei rapporti di valutazione, quindi dei rapporti in cui descrive, sulla base delle conoscenze del momento, come è cambiato il clima, le cause, quali sono gli impatti, quali sono gli scenari futuri. Il primo rapporto è stato pubblicato nel 1990, il secondo nel 1995, il terzo nel 2001, il quarto nel 2007, il quinto a cavallo tra il 2013 e il 2014 e il sesto è appunto in pubblicazione in questi mesi, e quindi tra il 2021 e il 2022. Fatto importante, sulla scorta del primo rapporto dell'IPCC, le Nazioni Unite decidono di organizzare una conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo a Rio nel 1992, nota anche come Summit sul clima. Bene, durante questa importante conferenza viene stipulata la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, una convenzione che si pone come obiettivo proprio quello della riduzione delle emissioni di gas serra. Perché? Perché è stabilito che sono le emissioni di gas serra la principale causa di questo aumento delle temperature medie planetarie. Se vogliamo arrestare il cambiamento climatico, dobbiamo necessariamente limitare le emissioni di gas serra. Viene ratificata questa convenzione da 154 paesi, oramai è stata ratificata praticamente da tutti i paesi, ma nel 1992 viene ratificata da 154 paesi, quindi da un numero sufficiente di paesi da spingere poi l'ONU a decretare l'entrata in vigore ufficiale di questa convenzione il 21 marzo 1994. A partire dall'entrata in vigore ufficiale della convenzione, ecco che ogni anno si tiene un incontro ufficiale tra le parti firmatarie
della convenzione, quindi le COP, le conferenze delle parti che hanno firmato la convenzione, per che cosa? Per valutare lo stato di avanzamento delle politiche che sono state decise, anche per valutare allo stato della conoscenza del momento quali siano effettivamente, come stia cambiando effettivamente il clima, quali gli scenari futuri, qual è l'impatto, come abbiamo visto, su ambiente, società ed economia. Sono appunto le COP. La prima COP viene tenuta a Berlino nel 1995, e nella terza COP nel 1997 viene firmato il protocollo di Kyoto, un primo protocollo in cui, sebbene con impegni non vincolanti, ci si impegna, scusate il gioco di parole, a limitare le emissioni di gas serra. Importantissima la COP 21 del 2015 a Parigi, porta l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, con cui vengono presi degli impegni per cercare di limitare l'aumento delle temperature medie rispetto all'era preindustriale entro i 2 gradi, e lo sappiamo bene, di recente, da poco, si è conclusa la COP 26 tenutasi a Glasgow. Con quali risultati? Beh, chi meglio di chi appunto ha partecipato, era presente lì ai lavori, come Marta e Elena del CMCC, per dirci se ci sono stati dei risultati, eventualmente quali risultati usciti da questa COP. E quindi a questo punto io, Marta, passerei a te la parola per dirci appunto che cosa è uscito fuori di buono, se è uscito fuori qualcosa di buono da questa COP. Perfetto. Buonasera a tutti, il mio nome è Marta Elna e lavoro presso il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici e oggi andrò a diciamo, identificare quali sono stati i principali benefici, le principali criticità, oltre che le principali innovazioni di questa conferenza sul clima che si è tenuta e definita poche settimane fa, a cui ho avuto il piacere di partecipare. Giusto per fare una breve introduzione su chi sono e qual è il mio profilo, appunto, come ho accennato in precedenza, lavoro presso il CMCC, che è questo Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, che probabilmente avrete già sentito, e nello specifico la divisione in cui lavoro si occupa di fare delle analisi su scala locale, e, andando a identificare e produrre dei dati ad alta risoluzione, ma anche al fine di fare delle analisi del rischio per quanto riguarda i principali impatti derivanti dal cambiamento climatico. Allo stesso tempo sono alla fine di un percorso di dottorato in scienze e gestione dei cambiamenti climatici presso la Ca' Foscari di Venezia, dove come obiettivo del mio dottorato è quello di analizzare le temperature estreme in relazione alla salute della popolazione in ambito urbano, andando a identificare come le diseguaglianze sociali e l'ambiente costruito influiscono su questa relazione. È già stato accennato precedentemente da Andrea, ma lo ripeto velocemente, United Nations Framework Convention on Climate Change, detto anche in acronimo UNFCCC, è appunto una convenzione quadro sui cambiamenti climatici che è un accordo ambientale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite, tenutosi a Rio nel 92, è entrato poi in vigore nel 94. Le parti che hanno ratificato questa convenzione si incontrano ogni anno alla conferenza delle parti, chiamata appunto COP, come quella di quest'anno, la COP 26, con l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni atmosferiche dei gas serra a un livello tale da prevenire gli impatti attesi a causa dell'incremento delle temperature. Possiamo fare partire questo video, che è una breve introduzione a quello che sono le conferenze sul clima, e poi dopo continuerò, diciamo, a spiegarvi gli altri contenuti della mia presentazione. A partire dagli anni 70, la questione ambientale diventa sempre più pressante. Gli scienziati forniscono robuste evidenze che la responsabilità del cambiamento climatico in corso è degli esseri umani. Nel 1992, a Rio de Janeiro, si tiene il Summit della Terra. 172 capi di Stato e rappresentanti di governo si riuniscono per iniziare un percorso collettivo. Al termine della conferenza vengono istituite 3 convenzioni delle Nazioni Unite. La prima, sul cambiamento climatico. La seconda, sulla biodiversità. La terza, per combattere la desertificazione. La convenzione sul cambiamento climatico si chiama UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change.
Tutti i paesi aderenti alla Convenzione si incontrano annualmente nella Conferenza delle Parti. Nel 1997 a Kyoto i paesi aderenti al trattato si riuniscono per la terza Conferenza delle Parti, che si conclude con l'adozione del Protocollo di Kyoto. Questo impone ai paesi sviluppati di ridurre il livello di emissione di gas serra del 5% rispetto al 1990 entro il periodo 2008-2012. Per i paesi in via di sviluppo costituisce un fondo per finanziare le misure di adattamento. La ratifica del protocollo da parte degli Stati avviene a rilento ed entrerà in vigore solo nel 2005 con la sottoscrizione da parte della Russia. Per discutere delle misure post 2012, i paesi aderenti alla Convenzione si incontrano a Bali per la 13ª Conferenza delle Parti. È necessario infatti stabilire quali misure verranno adottate al termine del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Si fissano quattro linee di negoziazione: mitigazione, adattamento, finanza climatica, sviluppo e trasferimento tecnologico. Nel 2009 le parti si riuniscono a Copenaghen con l'obiettivo di concludere un accordo legalmente vincolante e che coinvolga tutti i paesi aderenti alla Convenzione. La conferenza si conclude purtroppo con un nulla di fatto. È ormai chiara la necessità di un cambio di paradigma che si realizzerà durante la COP17. Nel 2011 a Durban si stabilisce il passaggio da un approccio top-down ad un approccio bottom-up. Non si impongono obiettivi dall'alto, ma piuttosto si chiede ai paesi di presentare contributi volontari. L'obiettivo della Durban Platform è di raggiungere un nuovo accordo globale alla COP21, che si conclude nel dicembre 2015 a Parigi. L'accordo di Parigi viene firmato da 191 paesi, compresi i due maggiori inquinatori, Cina e Stati Uniti. Gli obiettivi a lungo termine, cioè entro la fine di questo secolo, dell'accordo sono: mantenere l'aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, portare il livello netto di emissioni di gas serra a zero. L'accordo di Parigi riconosce inoltre il principio di equità tra le generazioni. È il nostro momento. Possiamo fare la differenza. Eccoci. Questo video è stato sviluppato da una onlus italiana che tratta appunto di clima, che si chiama Italian Climate Network, che sta diventando sempre più influente soprattutto per quanto concerne la società civile all'interno delle conferenze sul clima. Quindi in breve, in sintesi, i principali avanzamenti che sono stati fatti dall'inizio delle conferenze sul clima ad oggi possono essere, principalmente puntualizzati in 4 punti. Il primo fra questi è il protocollo di Kyoto, che appunto è avvenuto nel 1997 alla conferenza sul clima numero 3, in cui è stato fissato per la prima volta una riduzione delle emissioni complessive di gas serra di almeno 5% rispetto al 1990, oltre a creare un fondo per l'adattamento per i paesi in via di sviluppo per far fronte alle perdite e ai danni derivanti dagli impatti. La COP15, quella avvenuta a Copenaghen nel 2019, è stata anche molto influente, ma purtroppo è stato messo in luce come la gestione del negoziato doveva avere un approccio differente. Proprio a tal proposito, nel 2011, presso Durban, la COP17 ha visto la nascita della DOC Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, il cui mandato prevedeva l'adozione di un protocollo applicabile da tutte le parti, e ha visto proprio una modifica di paradigma da un approccio top-down, quindi tra le Nazioni Unite ai paesi, all'inverso, ovvero un approccio bottom-up, ovvero dai paesi alle Nazioni Unite. In sintesi, l'accordo di Parigi, di cui sentiamo spesso molto parlare, perché appunto è stato un accordo molto importante, istituito fra 196 parti, e con parti intendiamo sia i paesi singoli, ma anche i gruppi di paesi insieme, questo accordo è stato sviluppato presso la COP21 nel dicembre 2015, ma è entrato in vigore l'anno dopo, il 4 novembre del 2016. I temi principali trattati e relativi obiettivi di riferimento sono qui sintetizzati: per quanto riguarda la mitigazione, quindi la riduzione delle emissioni in atmosfera, si è deciso di mantenere la temperatura, di fare il possibile per mantenere la temperatura al di sotto dei 2 gradi a fine secolo, considerando anche la neutralità delle emissioni fra il 2050 e il 2100.
In termini di adattamento, ovvero adattare i paesi agli impatti del cambiamento climatico, è stato messo in chiaro come le parti devono intraprendere dei processi di pianificazione per far sì che i propri territori abbiano dei piani e delle politiche, oltre che dei contributi in materia di adattamento, quindi come opzioni di adattamento. Per loss and damage, quindi per le perdite e i danni, è stato riconosciuto, diciamo, uno spazio proprio per prendere in considerazione quelli che possono essere i danni economici e non solo all'interno di diversi paesi a causa degli impatti del cambiamento climatico. E infine, con l'aspetto finanziario, si è deciso di fornire le risorse finanziarie per assistere i paesi in via di sviluppo ogni 2 anni, con aggiornamenti a rialzo. Questo è un esempio di quello che prima indicavo con approccio bottom-up, quindi dai paesi a, diciamo, all'UNFCCC. Questo pannello che vedete sulla sinistra è un sito internet accessibile a tutti, che comprende tutti questi National Determined Contributions che venivano citati all'interno del video, che sono appunto dei contributi volontari da parte degli stati che principalmente prendono in considerazione quali sono i target di ogni paese per ridurre le proprie emissioni, che obiettivi ogni paese si pone e come intende procedere nei prossimi anni proprio per ridurre queste emissioni, non solo CO2, ma tutti i gas serra che contribuiscono appunto a incrementare gli impatti del cambiamento climatico e del riscaldamento globale stesso. Sulla destra vedete un esempio breve che ho voluto ritagliarvi per darvi un po' più l'idea di come questi documenti sono scritti, ed è un esempio della Nuova Zelanda dove appunto indica quali sono qual è il loro scopo, qual è la copertura per quanto riguarda diciamo il loro NDC, quindi il loro documento. Ad oggi 194 paesi hanno sottomesso questi documenti e 13 di questi hanno già aggiornato il documento già upload, quindi caricato in precedenza. Ora, la COP26, successo o fallimento? Domanda. È una domanda a cui tendenzialmente noi ricercatori, ma anche i negoziatori che prendono parte, o tutti gli attori, quasi tutti gli attori che prendono parte alla conferenza sul clima, non apprezzano molto, in quanto è un po' diciamo, va un po' a sottovalutare tutto quello che è svolto all'interno della conferenza, in quanto queste conferenze sul clima sono un processo molto complesso. E hanno delle strutture molto diverse per ogni item, quindi per ogni diciamo, fattore che viene considerato, che può essere mitigazione, adattamento, loss and damage, finanza, tecnologia. Quindi parlare di successo o di fallimento è un po', a mio avviso, un azzardo. In questa slide vi mostro appunto tutti i gruppi negoziali dei paesi che prendono parte alla COP, ovvero questi 196 stati che hanno deciso di ratificare l'accordo di Parigi, hanno anche a loro volta dei gruppi al loro interno, fra di loro, per essere rappresentati maggiormente e prendere più forza all'interno dei gruppi negoziali. Come potete vedere, ad esempio, l'African Group ha 54 paesi, se prendiamo invece il G77 più China, hanno circa 130 paesi, oppure l'Arab Group ne ha circa 20. Quindi questi paesi, oltre a prendere parte come paese singolo all'interno delle negoziazioni, prendono parte anche come gruppi negoziali, il che complica anche maggiormente, diciamo, il raggiungimento di un goal, di un obiettivo. Allo stesso tempo, la struttura delle negoziazioni si è complicata nel corso del tempo. Infatti, mentre nel 2011, dal 2011 al 2015 le negoziazioni erano strutturate in COP e CMP, che è appunto la struttura negoziale che deriva dall'accordo di Kyoto, dal 2019 in poi c'è anche appunto il CMA, che è è il gruppo negoziale che è stato creato in seguito all'accordo di Parigi. Quindi, quali sono i principali risultati di questa COP? Io ho voluto sottolineare primariamente 3 punti, però poi andrò un po' più nel dettaglio sugli altri risultati che sono stati raggiunti.
Prima di tutto è stato delineato un processo per aumentare l'ambizione, quindi a mio avviso, ma anche diciamo secondo la maggior parte dei negoziatori presenti all'interno della conferenza, l'aumento dell'ambizione è sicuramente qualcosa di positivo che pone le basi poi per uno sviluppo e un incremento degli impegni che i paesi decidono di prendere in futuro. Si è chiuso il negoziato delle regole di Parigi adottando delle decisioni sul mercato del carbonio tramite appunto i documenti che ho citato in precedenza, gli NDCs, e infine è stato finalmente dato ascolto alla scienza, ovvero l'ultimo rapporto dell'IPCC citato precedentemente da Andrea fa riferimento al fatto che non ci possiamo permettere di superare i più 1,5 gradi a fine secolo, in quanto questo comporterebbe dei danni ingenti. Per tutti i territori e non solo, anche per tutti gli ecosistemi. Quindi questo accordo che è stato fatto con la scienza di porre questo limite di 1,5 gradi è stato sicuramente l'apice, un messaggio molto importante, proprio per diminuire l'asimmetria che c'è fra scienza e amministrazione, insomma, e governance. Oltre a questo, però, sono stati raggiunti anche altri risultati molto importanti e qui di seguito ve ne mostro alcuni. Subito dopo, appunto, questa soglia massima di riferimento del più 1,5 gradi centigradi c'è la trasparenza, ovvero è stata approvata, grazie all'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, una griglia comune per rendicontare i processi sulla riduzione delle emissioni dei paesi tramite anche azioni di revisione internazionale, ovvero ogni paese deve caricare all'interno del sito dell'UNFCCC una griglia con le emissioni dettagliate che ogni paese ha emesso nel corso degli ultimi anni e queste griglie sono sottoposte a revisione. Per quanto riguarda invece gli NDC, si è riusciti finalmente ad accordarsi sul presentare ogni 5 anni dei piani che hanno una durata di 10 anni, quindi ogni 5 anni ci sarà un aggiornamento da parte di tutti i paesi per il documento, questi NDC, che avranno una copertura di 10 anni. Questo proprio per aggiornare diciamo, il proprio contributo per la riduzione delle emissioni, pian piano che si va avanti nel tempo. Per quanto riguarda anche l'adattamento, si è riusciti a raggiungere un accordo per quanto riguarda l'obiettivo globale di adattamento, che è utile per definire dove siamo, che cosa manca in termini di capacity building, ma anche di risorse, e dove è necessario dare priorità per aumentare le finanze. A proposito di finanza, qui mi ricollego con loss and damage, quindi con le perdite e i danni, ma anche con la mitigazione. Purtroppo non ci si è riusciti ad accordare su quanti fondi devolvere per aiutare i paesi in via di sviluppo, quindi i paesi più vulnerabili, più impattati dagli impatti del cambiamento climatico, per quanto riguarda mitigazione e adattamento, e si è dato appuntamento per riparlarne entro il 2025. Per quanto riguarda la deforestazione, è stato raggiunto un accordo firmato da 100 paesi che rappresentano l'85% delle foreste mondiali presenti sul nostro pianeta per fermare la deforestazione entro il 2030. Quindi questo è anche un ottimo risultato proprio perché le foreste fungono da carbon sink, ovvero da è un ecosistema che cattura le emissioni di CO2 dall'atmosfera, quindi aiutano a diminuire i livelli di CO2 all'interno del nostro pianeta. Per quanto riguarda infine il metano, anche qui ci sono stati degli avanzamenti. 105 paesi hanno promesso di diminuire le proprie emissioni di metano del 30% rispetto al 2020 entro la fine di questo decennio. Questo è molto importante perché oltre alla CO2 il metano è un greenhouse gas, quindi un gas a effetto serra molto pericoloso e per quanto riguarda il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Infine, per l'alleanza gas-petrolio è stata lanciata appunto questa alleanza di cui l'Italia ha preso parte come amico appunto all'interno di questa alleanza. Purtroppo però non è ancora chiaro quali possono essere gli obiettivi di questa nuova alleanza fra i diversi paesi. Le principali criticità emerse che sono appunto sotto gli occhi di tutti sono principalmente tre. La prima è una criticità di tempo, in quanto dopo il 2030 la soglia del più 1,5 gradi che noi scienziati dichiariamo diventa solo teoria se non agiamo in modo tempestivo ed efficiente in questi anni. Infatti, ad oggi,
guardando tutti gli elementi che sono presenti all'interno dei documenti che citavo prima, quindi National Determined Contribution, a fine secolo si arriverebbe all'incirca più 2,4 gradi rispetto ad oggi. Quindi siamo effettivamente non in linea per raggiungere diciamo, la soglia per rimanere al di sotto della soglia di più 1,5 gradi centigradi. Per quanto riguarda invece i combustibili fossili, per la prima volta questa tematica è entrata all'interno di una COP, quindi la tematica dei combustibili fossili, si è discusso a lungo su un termine che era appunto phase down, cioè ridurre i combustibili fossili. L'ultimo scacco matto, diciamo, dell'India insieme alla Cina ha fatto sì che comunque era atteso, ha fatto sì che invece di phase out, quindi uscire, smettere di riprodurre i combustibili fossili, si passasse a un phase down, quindi ridurre, come se ci fosse una diminuzione dell'ambizione decisa dai diversi paesi. Infine, l'ultima criticità è una simmetria fra scienza e governi, ovvero questa è una criticità abbastanza forte che però, grazie all'introduzione del più 1,5 gradi in queste nuove decisioni, è stata un po' diminuita. E questo perché la simmetria crea una criticità in quanto rende più lente le decisioni da parte dei governi e meno ambiziose. L'ultimo punto è appunto questo, il coinvolgimento degli attori che fanno parte di queste conferenze sul clima, che sono diversificati, ci sono i ragazzi appunto giovani con tutte le loro diciamo conoscenze. È stato fatto un evento prima della COP26 a Milano chiamato Youth for Climate, che ha avuto grande successo in quanto ha potuto dare voce a tutti quelli che sono gli aspetti primari per i giovani in diverse parti del mondo. Viene data voce agli indigenous, quindi alle popolazioni indigene che molto spesso non trovano spazio per dire le proprie criticità, ma anche per comunicare le proprie conoscenze che solo loro sanno, perché vivendo pieno la loro comunità in base alla loro cultura, solo loro possono apportare questo valore aggiunto. E quest'anno ha avuto più un ruolo importante la società privata, che appunto non deve essere vista come greenwashing, ma deve essere vista come un valore aggiunto, in quanto la società privata ha sicuramente un ruolo molto importante nelle società locali, nelle città, ma anche non solo, in ogni territorio del mondo, perché sono degli attori che hanno, diciamo, dei fondi di base che possono essere utili proprio per muoversi più velocemente verso una visione green. E con questo ho concluso e passo la parola alla dottoressa Paola Mercogliano. Salve, buonasera, eccomi. Allora, da dove riprendo io? Allora, Marta, insomma, e anche prima Andrea vi hanno fatto vedere un po' cos'è il cambiamento climatico, cosa si sta facendo, ma andiamo a vedere un po' tutto questo, poi cosa comporta sull'Italia e sul Mediterraneo, cioè come potrebbe cambiare il clima anche alla luce di questi ultimi risultati. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una premessa. L'anno scorso è uscito un documento in cui si andava a fare il punto delle nostre conoscenze sul cambiamento climatico, è uscito nel 2021 e riportava, diciamo, queste mappe che qui vi riporto in questa slide, in cui appunto si parlava già della variazione di temperatura osservata, che oramai a livello globale è all'incirca 1 grado, e si andava a vedere poi la mappa di come la temperatura cambierà nei prossimi anni a secondo, diciamo, che si riesca a mantenere questa soglia di cui parlava prima appunto Marta, cioè mantenere la temperatura al di sotto di questo 1,5 grado, oppure come si riscalderà la Terra se noi invece consideriamo cioè di non riuscire in queste, diciamo, a mettere in atto queste politiche cosiddette di mitigazione, cioè di riduzione dell'emissione dei gas serra, e quindi la temperatura, insomma, non riesce ad essere, la variazione di temperatura non riesce a essere contenuta e aumenta. Allora, quello che potete vedere in questo grafico che vi voglio far notare è che purtroppo la temperatura non si riscalda in maniera uniforme su tutto il globo, ma ci sono delle zone più calde e meno calde. Quindi in realtà anche questo 1,5 grado è un riferimento, va visto come un riferimento, ma purtroppo dobbiamo sapere che il Mediterraneo e quindi l'Italia si trova in una zona particolarmente sensibile.
al cambiamento climatico, quindi una zona in cui purtroppo questo grado e mezzo, ovviamente, insomma, dovesse essere raggiunto, significherebbe per noi delle variazioni anche più importanti, quindi degli impatti, diciamo, anche al di sopra di quelle che vorremmo contenere mantenendo la soglia dell'un grado e mezzo. Questo è lo stesso ragionamento, diciamo, per la precipitazione. Si vede ancora più evidente il cambiamento climatico, a seconda appunto che riusciamo a contenerlo o meno, determinerà nelle diverse zone del globo diversi, diciamo, impatti, diversi cambiamenti della precipitazione. Avremo delle zone dove ci sarà più pioggia, quindi un regime delle precipitazioni con piogge più intense, altre zone invece dove si sperimenterà rispetto ai valori attuali, quindi una siccità, una minore disponibilità, diciamo, di una minor pioggia e quindi anche una minore disponibilità di acqua. Quindi, di nuovo, questo cosa significa? Significa che in realtà, benché il cambiamento climatico sia un fenomeno globale, quando però andiamo ad analizzare gli impatti localmente e dobbiamo fare anche quelle che diceva prima Marta, le politiche di adattamento, cioè quando dobbiamo cercare di ridurre gli impatti, perché ricordiamoci, come ho detto prima, che un grado di temperatura è già stato, diciamo, rispetto alla temperatura, diciamo, standard, rispetto al clima standard, è già aumentato, quindi noi già stiamo subendo gli impatti, lo vediamo, diciamo, non lo so, in questi eventi, in questo aumento degli eventi estremi, in questo aumento delle ondate di calore, per esempio, e quindi noi già dobbiamo ridurre gli impatti e tutte queste politiche non possono essere fatte, diciamo, con queste considerazioni globali, ma necessitano di essere guardate localmente, perché purtroppo il cambiamento climatico non è uguale dappertutto. Ci sono delle zone, come la nostra area, che sono particolarmente toccate dal cambiamento climatico. Vi faccio capire, insomma, meglio di cosa sto parlando. Andiamo a vedere com'è cambiata la temperatura media negli ultimi 30 anni sull'Italia. Quel grafico che prima vi faceva vedere Andrea a livello globale, se lo andiamo a declinare sull'Italia, vedrete che anche qui, oramai da diversi anni, sperimentiamo ogni anno anni sempre più caldi rispetto a quello che sarebbe il normale clima dell'Italia. Quindi già in Italia osserviamo un trend di aumento della temperatura nazionale. Ancora una volta vale quello che ho detto prima. Questa è l'Italia, ma l'Italia è fatta di tanti microclimi. In realtà quindi abbiamo dei microclimi come per esempio quello alpino che stanno già risentendo anche in maniera più importante rispetto ad altre zone del cambiamento climatico. Però il cambiamento climatico anche in Italia è già in atto e già la variazione della temperatura, quindi la temperatura in cui viviamo, già risente di questo cambiamento climatico. Nel caso della precipitazione invece le cose sono più complesse. Perché sono più complesse? Perché purtroppo l'Italia ha diversi climi, come diceva prima, quindi abbiamo delle zone in cui, per esempio, è aumentata la precipitazione, delle zone in cui è diminuita. Abbiamo delle stagioni, come per esempio, non so, d'inverno nell'Italia centro e nord, centro-settentrionale, in cui abbiamo un aumento della precipitazione, mentre invece delle zone, diciamo, del sud Italia stanno sperimentando una diminuzione della precipitazione. Quindi diciamo qua c'è un effetto di compensazione tra le diverse zone dell'Italia, perché l'Italia appunto è molto complessa. Ma scendiamo di scala, perché è importante essere consapevoli che il cambiamento climatico non è qualcosa che arriverà domani, ma è qualcosa che già è in atto, è qualcosa quindi che già misuriamo ed osserviamo sull'Italia, ma che misuriamo anche per esempio nelle nostre città. In questo grafico trovate sempre la variazione della temperatura osservata negli ultimi 30 anni per tre città tipo Roma, Napoli e Milano. Ovviamente, come dicevo prima, ognuna di queste città è diversa dall'altra perché chiaramente sono contesti geografici diversi, città costruite in modo diverso, quindi anche la stessa temperatura cambia da città in città. Però il fattore comune di tutti questi grafici è che per tutte queste città abbiamo negli ultimi anni un aumento della temperatura, cioè siamo rispetto alla media climatologica di queste città, abbiamo sempre valori di crescita della temperatura e questo, insomma, dai nostri dati risulta essere vero per la maggior parte delle città italiane. Quindi questo denota che c'è già un cambiamento, diciamo, in atto, indipendentemente poi da quello che purtroppo, cioè che succederà nel futuro, c'è già
il clima sta cambiando, è già un'urgenza, insomma, il cambiamento climatico. Queste invece sono le zone, sempre guardando all'osservato, in cui sono già cambiati gli eventi estremi. In queste zone blu che vedete nella slide di sinistra sono le zone d'Italia dove già gli estremi di pioggia, in questo caso la pioggia, la quantità di pioggia che cade in un giorno, è già aumentata in maniera statisticamente significativa, cioè già in queste zone anche gli estremi di precipitazioni, quelli che poi danno degli impatti importanti sul territorio, sono già in aumento, non dappertutto, ma in alcune zone. Fortunatamente invece noi registriamo ancora, diciamo, un trend, una tendenza significativa nel periodo che va da aprile ad ottobre. Questo poi dopo, insomma, è come cambia invece la pioggia. Allora, per la pioggia notiamo sempre, diciamo, nelle sei città che abbiamo studiato, abbiamo ultimamente uscito un report che riguarda appunto le città in cui si va a vedere che la precipitazione è un po' più complessa, come spiegavo prima, però abbiamo delle città come per esempio Torino e Venezia, dove già misuriamo che il numero massimo di giorni consecutivi senza pioggia e i valori massimi di pioggia giornalieri stanno cambiando, quindi anche la precipitazione non è più, diciamo, non è più stazionaria, non è più ferma, sta cambiando. Quindi il cambiamento climatico sta già iniziando a dare, diciamo, degli effetti anche sulla pioggia, che ha dei meccanismi, diciamo, molto più complessi. Ora, in generale, come dicevo prima, anche l'IPCC conferma nell'ultimo documento che purtroppo gli impatti sul Mediterraneo, che è una zona particolarmente, diciamo, sensibile al cambiamento climatico, ne saranno anche, diciamo, saranno importanti e sono davvero diversi. Abbiamo una diminuzione della disponibilità dell'acqua, un aumento della siccità, delle perdite di biodiversità, un aumento degli incendi boschivi, che d'altronde già stiamo sperimentando, un turismo estivo ridotto, gli aumenti degli effetti sulla salute delle ondate di calore, l'espansione degli habitat per i vettori di malattie, cioè abbiamo che nelle nostre aree iniziano a crearsi dei microclimi adatti anche ad alcuni vettori che portano delle malattie, proprio grazie a questo clima che è cambiato. Una riduzione della disponibilità di energia idroelettrica e una riduzione delle aree agricole. Quindi questo dato è stato anche confermato ultimamente e soprattutto ci aspettiamo nel prossimo decennio che tutti i rischi associati all'aumento di calore vadano ad impattare fortemente l'area mediterranea. Adesso voglio farvi vedere, diciamo, cosa ci aspettiamo per il futuro a seconda, diciamo, di quali saranno le politiche che noi come società decideremo in tutto il mondo di attuare, cioè se funzionerà o meno questo, diciamo, obiettivo che ci siamo dati di rimanere sotto l'1,5 grado. Allora, senza voler scendere, diciamo, nei dettagli, noi lavoriamo, appunto, facendo delle ipotesi su come varierà nell'atmosfera la quantità di questi gas climalteranti che sono, appunto, strettamente legati all'aumento di temperatura. Banalmente, se aumentano tanto, questo comporta, come spiegava prima anche Andrea, un aumento della temperatura e dall'aumento di temperatura poi, insomma, si innesca tutta una serie di meccanismi per cui cambia il clima. Quindi se riusciamo a mantenere la temperatura sotto 1,5 gradi a livello globale, si realizza quello che viene definito lo scenario 2.6. Se invece, diciamo, continuiamo con le politiche, diciamo, di mitigazione che sono in atto, che comunque va detto che già ci sono, già c'è stato un movimento, soprattutto appunto dell'Europa, ma anche, diciamo, di altri continenti, verso la riduzione delle emissioni, allora dobbiamo guardare quello che è definito lo scenario 4.5. Poi abbiamo uno scenario che è l'8.5, che è quello invece più drammatico, dove addirittura si arriva a 4-5 gradi in Italia di variazione della temperatura. Questo scenario oggi non viene ritenuto più probabile, proprio perché sono state messe comunque in campo, anche grazie ai negoziati negli anni, delle politiche di riduzione. Non abbiamo un'economia interamente basata sul carbone, quindi questo già sta comportando degli effetti positivi. È soltanto, diciamo, un'ipotesi di lavoro che, insomma, tanti anni fa, una decina di anni fa, quando furono fatti, diciamo, questo scenario, veniva comunque ritenuto interessante anche per studiare un po' come si comporta, diciamo, dal punto di vista scientifico, l'atmosfera nel caso in cui la temperatura aumenti così tanto.
Adesso, in quest'ultimo, diciamo, tornata, abbiamo avuto anche altri scenari, perché in effetti gli scenari sono delle sorte di, insomma, di idee di come si svilupperà la nostra società, perché su queste idee che noi poi sviluppiamo i nostri modelli climatici, cioè sulla base di quelle che sono le nostre ipotesi di sviluppo della società, noi abbiamo diversi scenari. Questi scenari poi dopo vanno a darci diversi climi. Noi adesso vi faccio vedere un po' quello che è appunto, quando si parte da questi scenari, poi riusciamo ad arrivare a delle scale anche molto dettagliate. E qui, per esempio, vi faccio vedere quelli che sono i trend attesi sull'Italia. Allora, qual è la differenza se riusciamo a stare sotto l'un grado e mezzo e se invece non ci riusciamo, se invece le politiche, diciamo, no, non, se invece non ci fosse nessuna politica di mitigazione, anzi decidessimo in qualche modo di tornare indietro, beh, vorrebbe dire la differenza fra mantenere questo un grado, insomma, che più o meno rimanere al di sotto dell'un grado e mezzo, quindi con degli impatti molto ridotti, mentre invece 5 gradi vorrebbe dire degli impatti impressionanti. La variazione di temperatura, come diceva anche prima Andrea, non parla alle persone, non è facile da comprendere effettivamente. Però vi faccio vedere, ecco, diciamo, anche una rappresentazione grafica di questa variazione. Intanto la prima considerazione, come quella che dicevo prima, non è che tutta l'Italia risponde alla stessa maniera diciamo, a questa, se riusciamo a mantenere, insomma, le emissioni sotto l'un grado e mezzo, se non ci riusciamo. Noi abbiamo, per esempio, nello scenario 2.6 che la zona alpina comunque ha delle variazioni di temperatura, come in questo caso vedete, che sono tra l'un grado e l'un grado, diciamo, e mezzo già nel 2035, altre zone di meno. Se invece non dovessimo riuscire a realizzare questo obiettivo, avremo tutta l'Italia che si ritrova appunto a superare questa soglia già nel prossimo decennio. E la stessa cosa, diciamo, trovate anche nella stagione estiva. Questo è per la precipitazione. Purtroppo non è rosea la situazione. Da questo grafico potrebbe sembrare, insomma, che in realtà non cambia niente. In realtà non è così, perché è quello che proprio vi dicevo prima. Cioè, il discorso qual è? Che l'Italia ha dei comportamenti molto diversi dal nord, del centro e poi anche le stagioni hanno comportamenti opposti, per cui tendono un po' a compensarsi. E questo spiega anche perché è necessario usare degli strumenti molto dettagliati se vogliamo supportare chi deve fare delle politiche locali di adattamento al cambiamento climatico, cioè di riduzione degli impatti del cambiamento climatico che è già in essere. Questo invece è il grafico che dice come varieranno gli estremi di precipitazione nel futuro. Allora, rispetto al grafico che facevo vedere prima, dove vedevamo, insomma, che le variazioni di precipitazioni erano consistenti soltanto su alcune piccole zone, ecco, quello che accade nel futuro è che vediamo, grosso modo, su tutta Italia un aumento di questi eventi estremi, che in un territorio vulnerabile come l'Italia rappresenta effettivamente un problema. Questo invece penso che sia qualcosa che può essere anche facilmente compreso e che è qualcosa su cui dovete riflettere, perché cosa significa applicare una politica di mitigazione, rimanere sotto un grado e mezzo? Cosa significa per le nostre vite? Ecco, rimanere sotto un grado e mezzo significa che, per esempio, le caratteristiche che oggi osserviamo delle ondate di calore rimangono analoghe. Non riuscire invece a mantenere questo obiettivo, anzi, avere una società basata, diciamo, sulle fonti fossili significa aumentare e portare mediamente sull'anno ad avere circa 150-200 giorni in cui potenzialmente, mediamente, possiamo avere a fine secolo ondate di calore, che vorrebbe dire, soprattutto per le fasce più vulnerabili, per quelle più povere, vorrebbe dire veramente un aumento anche importante del rischio di mortalità. Questo, per esempio, va proprio a dirvi questo. Questo è proprio uno studio fatto sulle città dove si va a vedere come potrebbe aumentare nel futuro, nell'ipotesi di una, diciamo, in cui non si faccia niente di più rispetto a quello che già stiamo facendo ora, e si va a vedere come aumentano o come cambiano in generale i decessi mediani per effetto delle ondate di calore. Allora vedete che tendenzialmente su tutte le città d'Italia vi è un aumento, però l'aumento non è lo stesso per le diverse città. Dipende dai contesti. Quindi, di nuovo, è importante essere intanto consapevoli di qual è, diciamo, qual è il cambiamento climatico nella propria zona, ma anche essere partecipi, cercare di lavorare insieme con chi gestisce il territorio, con chi pianifica le attività sul territorio, fare in modo che vengano prese, diciamo, delle azioni, delle strategie forti affinché si riducano gli impatti, specie
per le fasce più vulnerabili. Questo è l'adattamento. E l'adattamento è comunque, anche se diciamo dovessimo riuscire nei prossimi anni a rimanere sotto la soglia dell'un grado e mezzo, e comunque va sempre considerato, cioè nei prossimi anni saremo chiamati comunque a lavorare per ridurre gli impatti che già vediamo, ne vediamo tantissimo, abbiamo impatti sulla biodiversità, abbiamo impatti sulla, per esempio, sull'intrusione del cuneo salino, che diminuisce anche la disponibilità di acqua, la qualità dell'acqua delle zone costiere, la flora, la fauna, l'agricoltura, la qualità del cibo prodotto. Vi dico che insomma, gli studi che noi facciamo ci dicono davvero che questi impatti sono già importanti e vanno, diciamo, in qualche modo gestiti. Io, diciamo, mi completerei qui il mio intervento. Ovviamente sono a disposizione con i miei colleghi se ci sono delle domande. Grazie Paola, grazie Marta, grazie Andrea. Siamo andati un po' lunghi, perdonate, ma mi dispiaceva davvero interrompere Paola e insomma il suo discorso volevo che arrivasse fino alla fine. E non abbiamo quindi tantissimo tempo per le domande, ne farò una per ognuno di voi e poi una, diciamo, conclusiva. Innanzitutto rassicuro tutti i docenti che hanno chiesto queste slide o di poter riproporre questo video ai loro studenti, che il video sarà disponibile nella playlist Lezioni di Scienza sul sito Mondadori Education, mentre le slide saranno presenti nella sezione archivio sempre del nostro sito. Passo quindi alle domande. Allora, la prima è per Andrea, in ordine di intervento. Ci chiedono se il cambiamento climatico può in qualche modo complicare le previsioni meteo, il vostro Allora, lavoro, in buona sostanza. senz'altro, adesso non è per spezzare una lancia in favore della categoria dei meteorologi, però il cambiamento climatico rende anche più difficile prevedere il tempo per vari motivi, perché oggi come prevede il tempo il meteorologo? Si affida soprattutto ai modelli fisico-matematici che cercano di descrivere il comportamento dell'atmosfera e quindi danno delle indicazioni al meteorologo. Guarda che la temperatura cambierà così, l'umidità cambierà in questa maniera. E chiaramente questi modelli vengono sviluppati sulla base delle conoscenze che abbiamo dell'atmosfera. Ora, se l'atmosfera è un'atmosfera, per così dire, stabile, in cui le cose cambiano poco da un decennio all'altro, ecco che le nostre conoscenze sono anche più solide, ma se è un'atmosfera in veloce evoluzione, diventa anche più difficile descriverla in maniera corretta in questi modelli e quindi a volte succedono delle cose che insomma erano anche difficili da pensare. Poi c'è un problema anche diciamo di comunicazione. Nel senso, un tempo al meteorologo si chiedeva soprattutto di dire, guarda, fammi sapere, fine settimana è bello o brutto? Ci vado o no al mare? Oggi sempre più spesso la domanda è, ma allora arriva questa perturbazione, ci avete detto che ci saranno anche delle piogge forti, intense, ma dove? Bella domanda. Perché? Perché eventi così localizzati diventano difficilissimi da prevedere, nel senso da collocare geograficamente, ma proprio per limiti anche scientifici, ovvero noi per dare una risoluzione, previsione con risoluzione così alta, dovremmo avere delle informazioni, cioè una conoscenza del tempo che c'è con eguale risoluzione. Vorrebbe dire tappezzare l'intero territorio di strumenti distanziati tra di loro 500 metri, 100 metri, capite bene che è qualcosa di irrealizzabile. Quindi sono difficoltà di vario genere, ma che effettivamente ci sono. La previsione del tempo per certi versi diventa più difficile proprio a causa del cambiamento climatico. Su questo non ci sono dubbi. Ok, grazie. In bocca al lupo, quindi, per i Grazie. prossimi anni. Marta, per te, chiedono se sono stabilite delle penalità per i paesi che non applicano quanto promesso e se sì, se esiste una corte di riferimento. No, diciamo che questo è un po', il lato critico delle negoziazioni, nel senso che quello che, al momento fa sì che i paesi, procedano, secondo, quanto promettono, diciamo così, e su base volontaria, non ci sono delle penalità. Ad oggi, quello che viene fatto e quello che si sta cercando di fare è,
andare verso regole sempre più stringenti, però essendo che ci sono appunto 196 paesi e anche diversi gruppi negoziali come quelli che vi ho presentato prima, è un processo molto complesso e quindi è una tematica, è una domanda un po' particolare, nel senso che bisognerebbe parlare proprio con un legale, che ci sono proprio dei legali per ogni paese che prendono parte alle negoziazioni e proprio specifiche su questi argomenti per anche decidere come mettere le frasi, per mettere un schald, un schuld, un mei, quindi si dovrebbe, dobbiamo o cose di questo genere. E no, quindi la risposta principale è ci sono sanzioni nel caso in cui un paese non rispetti le proprie promesse, ad oggi no. Ok, molto male, ovviamente. Paola, hai parlato della situazione con un focus in particolar modo su Mediterraneo e Italia. In qualche passaggio l'hai già detto, ma cosa dovremmo attenderci nei prossimi 10 anni? E soprattutto, come, che tu sappia, insomma, come si stanno muovendo le varie istituzioni per sensibilizzare la popolazione, per contenere, diciamo, il più possibile questi anni, quantomeno in Italia. So che CMCC fa tanto e voi siete qua, per esempio, oggi anche per questo. Dimmi. Allora, è chiaro che oggi la sensibilizzazione è un tema perché nei passati anni forse diciamo siamo stati un po' carenti da questo punto di vista perché non siamo riusciti a comunicare che il cambiamento climatico, per esempio, era un'emergenza in atto più che qualcosa che riguardava il futuro. Quindi oggi credo che intanto vada un po' cambiato il paradigma. Per questo poi mi piace sempre partire dalle osservazioni perché dobbiamo un po' cambiare la nostra mente. Non è un problema di domani, è un problema di ieri, è un problema in atto. E dobbiamo fare in modo, serve il contributo di tutti, quello che stiamo capendo noi lavorando adesso col cambiamento climatico, che non esiste una competenza che può dirsi, diciamo, in qualche modo fuori. Oggi, per esempio, abbiamo gli impatti sulla salute animale, quindi serve il lavoro dei veterinari, serve il lavoro dei medici, perché appunto abbiamo visto ondate di calore, problemi di circolazione, tutti devono essere coinvolti. Quindi questa la formazione. Il fatto che aumenti la consapevolezza sul cambiamento climatico è necessario proprio anche per poter immaginare delle strategie vincenti, strategie che, come diceva prima Marta, non possono arrivare dall'alto, ma devono arrivare da noi, dalla società. In questo il ruolo della scuola è fondamentale, è importante che i professori siano in grado di coinvolgere i ragazzi perché. Fateci caso, proprio questa grande attività di sensibilizzazione è partita proprio dai ragazzi, perché evidentemente sono riusciti a comunicare meglio di noi che studiamo il clima questa urgenza. Per cui secondo me la consapevolezza è un'attività a cui oggi davvero dobbiamo lavorare intensamente. Ci sono diverse iniziative, non ci sono quelle del CMCC, ma ci sono anche quelle, diciamo, le competenze oramai sono tantissime. Quindi per esempio sul sito del CMCC e il Focal Point italiano dell'IPCC. Quindi, per esempio, se siete interessati, troverete, diciamo, tanta documentazione in italiano. E quindi devo dire che c'è un grosso movimento. Ci aspettiamo adesso dei fondi nel nuovo PNRR volti appunto a trasformare questa trasformazione che deve avvenire nel nostro paese, che tenga in conto del cambiamento climatico, che non avvenga questa trasformazione senza includere in tutti i processi il cambiamento climatico. Però, diciamo, siamo ottimisti su questo. Ok, sì, per forza, non vedo altre alternative. Volevo insomma farvi un'ultima domanda in 10 secondi, 15 secondi. Volevo chiedervi cosa ne pensate della dichiarazione del Nobel Parisi quando dice: non credo che il pianeta sia in pericolo, ma siamo noi ad esserlo. Quindi, a partire da Andrea, poi Marta e quindi Paola. Parole sante, guarda, lo ripeto io spesso quando parlo appunto in conferenze in cui cerco di spiegare al pubblico il perché dobbiamo fare qualcosa per il cambiamento climatico, il pianeta andrà avanti lo stesso, ha vissuto periodi anche più drammatici. Il problema non è del pianeta in sé, il problema è nostro, perché intere civiltà in passato, civiltà evolute, sono scomparse all'improvviso a causa dei bruschi cambiamenti climatici. Noi insomma ci stiamo tirando la zappa sui piedi, lo dobbiamo Grazie fare per noi. Andrea, Marta. Sì, esatto, stiamo proprio, diciamo, accelerando.
estremamente i processi di riscaldamento globale e avendone pienamente coscienza, quindi è abbastanza allarmante e quindi sono totalmente d'accordo con la frase che hai appena detto, insomma. Grazie Marta. Paola. Ma io penso che Parigi veramente abbia centrato, secondo me, questo tema e anche il tema della complessità, cioè il discorso che effettivamente studiare il clima è qualcosa di complesso che per esempio non può essere capito con i numeri secchi, deterministici, ma che richiede una probabilità. Il fatto di aver dato, insomma, in qualche modo anche questo strumento a noi di usare anche la probabilità, che è anche difficile poi appunto comunicare. Quindi credo che Parisi abbia espresso due concetti che sono veramente molto molto utili per tutti noi, anche con una grande chiarezza. Ok, grazie, grazie mille. Vi ringraziano tutti i docenti, vedo insomma che questa tavola rotonda è piaciuta davvero tanto. Ringrazio quindi Andrea, ringrazio Marta e ringrazio Paola per questi interventi. Spero di rivedervi presto e sperando che qualcosa sia cambiato nel frattempo, ma non in peggio. Cerchiamo di essere ottimisti, grazie a tutti. Ribadisco insomma che appunto i materiali, slide e video saranno disponibili sul sito Mondo Education e sul canale YouTube e saluto tutti. Buona serata. Buona serata, grazie. Buonasera. Buona serata, grazie.